Una cinquantina di studenti ha manifestato nel primo pomeriggio davanti all'Istituto Severi Correnti per ribadire le ragioni che hanno portato all'occupazione della scuola il 30 gennaio scorso. Davanti al cancello gli studenti hanno acceso fumogeni, letto comunicati al megafono, intonato cori tra i quali la nostra passione per la libertà è più forte di ogni autorità. Durante il presidio sono stati appesi striscioni sulla recinzione: difendiamo le nostre lotte, riprendiamoci i nostri spazi, al fianco degli studenti occupanti occupiamo tutto. Siamo tutti un po' famosi e questa fama non ci piace, perché noi non siamo qui a fare spettacolo, noi siamo qui a fare politica, perché ci crediamo. Crediamo in un mondo migliore, crediamo in un mondo dove non ci sono guerre, che sia Russia, Ucraina, che sia Palestina, Israele, noi crediamo nella pace, crediamo nell'autogestione, crediamo anche, alcuni di noi, inclusa me, crediamo anche in una specie di anarchia regolamentata. Non crediamo che i politici debbano continuare a fare la repressione che stanno facendo in maniera così patetica, tra l'altro. Bocciando gli studenti che vogliono occupare le scuole pensate di risolvere la situazione? No, così li state incendiando ancora di più. Intanto la FLCCGL prende posizione sulle dichiarazioni del ministro Valditara che qualche giorno fa annunciava: stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. Come FLCCGL di Milano recita una nota: condanniamo senza esitazione questo modello che fa male agli studenti ma che colpisce di continuo anche i diritti di tutti i lavoratori della scuola e che non rappresenta affatto una risposta minimamente adeguata al profondo disagio sociale che si esprime nella scuola, purtroppo anche con l'aumento di episodi intollerabili di violenza.